Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Invochiamo con un canto il Santo Spirito. Come discepoli diretti a Emmaus, o Gesù, ti apriamo il nostro cuore e poniamo dinanzi a te l'opera di tutti coloro che si occupano della crescita spirituale dei giovani, dei ragazzi e dei bambini. Ti confidiamo inoltre, o Gesù, le nostre più intime e personali preoccupazioni. Secondo l'esempio che tu desti sulla strada ai due discepoli diretti a Emmaus, o Gesù, leggiamo e meditiamo anche noi la tua parola di oggi, venerdì 4 giugno 2021, e leggiamo il Salmo responsoriale di oggi, Salmo 145. Loda il Signore, anima mia. Loderò il Signore finché ho vita. Canterò inni al mio Dio finché esisto. Il Signore rimane fedele per sempre. Rende giustizia agli oppressi. Dà il pane agli affamati. Il Signore libera i prigionieri. Il Signore ridona la vista ai ciechi. Il Signore rialza chi è caduto. Il Signore ama i giusti, il Signore protegge i forestieri. Egli sostiene l'orfano e la vedova, ma sconvolge le vie dei malvagi. Il Signore regna per sempre, il tuo Dio, o Sion, di generazione in generazione. Questo salmo è un atto di fede. È una professione di fede. Dice di lodare il Signore, di amarlo perché il Signore è fedele e opera secondo giustizia. Tuttavia, sembra quasi che questo salmo dica come delle ovvietà che i credenti si vogliono sentire dire. Dare il pane agli affamati, liberare i prigionieri, ridare la vista ai ciechi, rialzare chi è caduto, proteggere i forestieri,
sostenere orfani e vedove e poi soprattutto sconvolgere le vie dei malvagi, giacché noi vediamo che nel mondo le vie dei malvagi sono quelle che portano più benessere, più ricchezza, più soddisfazioni a chi le percorre, a chi le pratica. Sembra quasi una dose di oppio, l'oppio dei popoli. E però il cristiano e il credente in generale, noi come cristiani, siamo convinti che realmente questo accade. E realmente accade sia su questa terra, quando la provvidenza di Dio opera in questo senso, sia in una prospettiva di eternità, in una prospettiva escatologica, come si dice, cioè nella prospettiva della vita eterna. Perché che le vie dei malvagi saranno sconvolte è un dato di fatto, in quanto i malvagi operano per ottenere dei benefici, la ricchezza, il benessere, il potere, e lo fanno rubando, lo fanno uccidendo, lo fanno usando violenza, lo fanno piegando il funzionamento della legge ai propri scopi e ai propri interessi. Ma tutto questo, nella prospettiva della vita individuale, ma anche nella prospettiva della continuità della vita della collettività è destinato a fallire, è destinato a interrompersi. Il malvagio costruisce, crea pensando e ragionando come se fosse eterno, ma a un certo punto i suoi progetti dovranno finire perché arriverà lo scadere dello spazio della nostra esistenza su questa terra. E allora a quel punto bisognerà confrontarsi con la perentorietà e con la definitività della giustizia divina. E allora ecco che in una prospettiva di eternità e quindi di felicità sempiterna, vedremo e conosceremo la fedeltà di Dio, la fedeltà del Signore. Vedremo che sarà resa giustizia agli oppressi, che gli affamati, non, di qualsiasi cosa, anche di giustizia, non avranno più fame. Che coloro i quali nella vita sono stati prigionieri della perfidia umana dell'azione diabolica, coloro che sono stati prigionieri non lo saranno più, saranno nella libertà di Dio. Coloro i quali non vedranno, non hanno visto per la loro cecità fisica o spirituale sulla terra, avranno chiarezza di visione. Chi sarà caduto, chi avrà vissuto situazioni di mortificazione, di difficoltà, di violenza, sarà rialzato e sarà vezzeggiato da Dio. Insomma, vedremo come giusti, forestieri, orfani, vedove troveranno la pienezza della loro realizzazione. Come dice il Salmo, il Signore regna per sempre. Lo spazio della nostra vita terrena è uno spazio totalmente, assolutamente limitato. Il regno del Signore è il per sempre ed è lì che la giustizia divina sarà totalmente prevalente, totalmente dominante. E ciò che abbiamo vissuto sulla terra, nella nostra vita terrena, apparirà nelle dimensioni ridotte, limitate che effettivamente esse hanno, mentre la vita al cospetto di Dio sarà per sempre e la giustizia di Dio si manifesterà per tutte le generazioni. Contempliamo te, o Signore Gesù, e le tue opere.
preghiamo con le parole che tu, o Gesù, ci hai insegnate. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. O Gesù, grati a te perché ci hai detto che sei con noi ogni giorno sino alla fine dei tempi. Ti chiediamo di farci capaci di annunciare presso tutte le persone che incontriamo nel cammino della nostra vita la buona notizia della tua venuta. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.